Buonasera e benvenuti a Saratempo. Per raccontare il tema di questa puntata voglio partire dal disegno che Nadia Groff ha realizzato come scenografia. La musa ispiratrice è Lei, Mayawel, una divinità azteca protettrice del maguey, un tipo di agave diffuso nella parte centrale del Messico e del pulque, che è la bevanda alcolica ricavata dalla fermentazione di questo tipo di agave. Accanto a Mayawel troviamo invece un compagno che Nadia ha realizzato a richiamare un personaggio europeo visibilmente brillo. Questo disegno racconta un incontro e uno scontro tra culture, fedi e credenze e mira esattamente al tema di questa puntata, ovvero la cultura del bere tra vecchio e nuovo mondo, tra passato e presente. Iniziamo a parlarne con il nostro primo ospite. Iniziamo a parlare di vino come fenomeno sociale e di cultura del vino insieme a Claudio Ferlano. Buonasera e benvenuto a Saratelica. Buonasera a tutti. Tu sei uno storico, lavori all'Istituto Storico Italo-Germanico di FBK, sei uno studioso di Gesuiti, ma sei qui questa sera perché ti occupi anche di storia della cultura alimentare. E, ed è uscito proprio quest'anno per il Mulino un libro che si intitola Sbornie Sacre, Sbornie Profane, sottotitolo L'Ubriachezza dal Vecchio al Nuovo Mondo. Quindi la prima cosa che mi viene da chiederti è come sei passato dalla compagnia di Gesù alle Sbornie. Una domanda che ha almeno due risposte. La prima, vengo da un paesino che aveva più bar che abitanti nel prefriuli Venezia Giulia, dunque sono abituato ad avere a che fare con l'ubriachezza sempre come testimone esterno ovviamente. La seconda risposta è che per il mio mestiere leggo molti documenti e nei documenti ho letto molte testimonianze di ubriachezza e mi ci sono incuriosito al tema. E dunque ho pensato di approfondirlo, e continuando a leggere documenti e altri studi di chi si è occupato del tema prima di me, è nato il libro. E a proposito di questo, eh, tu tra i vari eh, documenti che citi, fin dall'inizio ce n'è uno in cui si dice che cosa si intende per ubriachezza. Eh, riporti appunto tra le altre definizioni una del 1680, proposta in un opuscoletto eh, inglese, che dice non è ubriaco chi dal pavimento può alzarsi un'altra volta e continuare ancora a bere, ma ubriaco è quello che giace prostrato senza la possibilità di bere o di alzarsi. Però ubriachezza non è sinonimo di alcolismo. Assolutamente no, l'alcolismo è una malattia che è stata diagnosticata intorno alla metà del 1800 da un medico svedese che si chiamava Magnus Huss e che ha riconosciuto nell'alcolismo questa necessità quotidiana e costante di avere dell'alcol per tenere duro, per continuare a camminare. L'ubriachezza no, è una cosa che può essere episodica, ci si può ubriacare una volta nella vita o cento volte nella vita senza, senza essere alcolisti. L'ubriachezza è legata ad eventi, ad episodi, a momenti, a scelte. Non era così per i popoli indigeni, per esempio, per i popoli che conosciamo come quelli della cultura inca, l'ubriachezza era legata non al quanto si beve ma al quando. Ovvero, in determinate occasioni e in determinati luoghi era non solo lecito ma obbligatorio bere fino a perdere il senno, anche perché questo consentiva di avvicinarsi con l'infinito. Erano occasioni religiose che ti consentivano di raggiungere una dimensione altra. Quindi in queste occasioni bisognava bere. Ubriacarsi significava bere fuori da queste occasioni. Non bere tanto, ma bere diversamente. E lo stavi già, già anticipando, no? la tesi centrale di, di, di questo libro è, è che a solcare eh, l'oceano non furono solo le persone, quindi non solo gli spagnoli, i portoghesi, ma anche eh, le loro bevande, quindi gli alcolici eh, occidentali, che diventarono in qualche modo degli strumenti di sottomissione dei popoli nativi. Sì, questo è un aspetto molto interessante della, della storia che si chiama Atlantica, di quella che racconta le connessioni tra vecchio e nuovo mondo. Perché le navi non erano piene solo di persone ma anche di cose. E tra queste cose i barili di alcol e le viti o gli ingredienti che servono per fare le bevande alcoliche erano molto importanti. Dunque sì, l'alcol viaggiò e viaggiò anche come arma. Anche qui si può fare una distinzione geografica. Se siamo abituati alla cultura dei film western o dei romanzi western, conosciamo: o anche dei fumetti, che io amo molto, conosciamo l'utilizzo del whisky come arma. Ma Dicevo prima che io ho letto molti documenti per scrivere questo libro ovviamente. E nei documenti legati alla conduzione della guerra da parte delle Giacche Blu dell'esercito degli Stati Uniti d'America si riconosce proprio la scelta di ubriacare gli indiani con whisky, prima di buono e poi di cattiva qualità per dare a sue fazione, e in questo modo di renderli inadatti al combattimento, quindi di prostrarli in maniera fisica. E poi l'alcol è anche un'arma un culturale, morale e religiosa, perché quello che si fece invece nella parte meridionale, centro-meridionale dell'America, fu quello di negare l'abitudine alcolica legata ai riti andini e mesoamericani per cercare di sostituire questa, questa bevute alcoliche con quelle tipiche del cristianesimo, quindi che non sono bevute ma sono una semplice celebrazione del sangue di Cristo in maniera rituale. E quindi il tentativo di annullare una cultura legata comunque all'alcol per sostituirne una molto diversa, quindi un'arma culturale. Ecco, questi sono i due aspetti dell'alcol come arma che sono un po' il filo conduttore di quello che ho scritto. Con cui si conclude anche questo libro, nel senso che l'ultimo episodio che racconti è quello delle guerre indiane e della cattura di Toro seduto. Sì, ci eh, sono due episodi molto, molto importanti. La cattura di Toro seduto che viene ucciso mh, per scelta, alla cui cattura segue dopo pochi giorni il celebre massacro di Vondekni. Quindi un massacro perpetrato dall'esercito statunitense che spara senza ritegno su più di 100 appartenenti a una piccola tribù, in gran parte donne, vecchie e bambini. Ecco, chi sparò furono dei soldati completamente ubriachi, questo è abbastanza chiaro dai documenti e dalle fonti. Furono ubriacati molto probabilmente scientemente per consentire loro di fare qualcosa di aberrante che forse sotto, senza essere sotto i fumi dell'alcol avrebbero fatto con più difficoltà. E questo è un aspetto che viene spesso sottolineato anche rispetto alla Grande Guerra, ad esempio, no? il fatto di eh, Emilio Lusso in un anno sull'Altipiano eh, racconta la Grande Guerra come una sorta di sbornia collettiva, quindi anche, anche in Occidente è presente quel tipo di, eh, di uso dell'alcol eh, come arma. Ma che tipo di alcol arriva eh, in, nel Nuovo Mondo? rispetto alle bevande alcoliche che già c'erano? Sì, anche qui serve fare una distinzione, noi parliamo sempre di nuovo, di nuovo mondo, c'è una grossa differenza tra il nord e il sud, tra quella che noi conosciamo come America inglese e America iberica, grossolanamente tagliando in due, in due il continente. Allora, nella parte meridionale c'erano i fermentati, fermentati ricavati dai cactus, dall'agave oppure dal mais, si bevevano, fermentati a bassa gradazione, eh, usati molto spesso per scopi rituali, come accennavo prima, oppure per tenere insieme la società, per fare delle feste, cosa che facciamo anche noi. E quindi lì si cercò di togliere questa cultura alcolica del fermentato, senza riuscirci, e si importò soprattutto il vino per motivi principalmente religiosi. Nella parte invece settentrionale dell'America, eh, quello che arriva sono i distillati a fortissima gradazione alcolica, perché è un modo diverso di bere anche in Europa. Gli inglesi e olandesi bevono molti distillati, e eh, hanno bisogno dei distillati durante i loro viaggi. E quindi portano il gin, portano il whisky, portano quindi i distillati ad alta, ad alta gradazione e riescono a smerciarli molto velocemente tra tribù che assolutamente non conoscevano l'alcol facendo dei danni, dei danni enormi, alcuni li abbiamo visti parlando di, di soldati ubriachi e di indiani prostrati, ma anche da un punto di vista medico-sanitario eh, l'alcol ad altissima gradazione causò danni enormi. Alcune motivazioni del bere le abbiamo già dette, ma storicamente per quali altri motivi si beve? Noi siamo abituati ad utilizzare l'espressione bere per dimenticare no? l'idea che e si beva per rinunciare alla realtà, per fuggire dalla realtà. E questa è stata una chiave di lettura che è stata molto utilizzata per raccontare i problemi di alcolismo. Ma c'è un altro aspetto che è stato eh, raccontato in tempi più recenti, ovvero il bere per ricordare, questo successe soprattutto nel, nell'America iberica, che tribù decisero di continuare a bere i propri fermentati per ricordare chi erano. Ovvero dire io continuo a bere il mio fermentato che si chiama ciccia, si chiama pulche, lo bevo in grande abbondanza per ricordare a te europeo che era questo che bevevo prima che arrivassi tu. E poi c'è un terzo aspetto che è ancora molto da indagare ma che non va sottovalutato, che molto spesso si beve perché si beve roba buona, perché c'è una storia del gusto che ci dice che è determinato alcol è buono da bere, quindi si beve senza eccesso, magari ubriacandosi episodicamente, come succede a tutti tranne che a noi due, eh, si beve <ride> episodicamente perché è buono. Pa parleremo anche dopo con il, con il prossimo ospite di eh, Cultura del Vino. L'ultima cosa che, che volevo chiederti è legata ai luoghi, perché importare eh, e portare in un nuovo mondo qualcosa di nuovo da bere comporta anche eh, creare degli spazi nuovi in cui farlo. Certo, costruire il posto dove queste cose che io porto si possa bere, perché questi posti non esistevano. E noi abbiamo l'idea di un mondo nordamericano popolato da salù, bettole. No, non esistevano prima che, che arrivassero gli europei. Nell'America meridionale esistevano delle stazioni di posta per i viaggiatori, ma non erano stazioni dove si dava da bere, si dava da mangiare e si beveva eh, l'acqua o, o quello che c'era, non, non si vendeva l'alcolico. E furono soprattutto gli europei a capire che l'alcol era anche una risorsa economica, molto meno faticosa dello scavare in miniera o del gestire una miniera, molto meno faticosa del magari cercare di impiantare una coltura, quindi aprire una bettola, un'osteria, un saloon, un inn, un qualsiasi luogo dove si deva da bere, poteva portare all'arricchimento. Io sparo sia nata un po' di curiosità per sborni e sacre, sborni e profane, eh, voglio ricordare che tu hai anche un blog su Wordpress che è Claudio Food History, in cui tratti anche eh, di queste tematiche. Grazie per essere stato con noi. Noi ci vediamo invece il servizio curato da Ivan Pavlovic. Come sempre, la rubrica si intitola Tesla. È il 12 novembre e tra poco, alle 22.04, un fulmine colpirà questo punto della foresta. Grazie alla sua energia, torneremo nel 2018. Non è giusto. Come potete vedere siamo ancora bloccati nel 1968. Il fulmine era troppo forte e ci ha riportato qui. Abbiamo però un programma da portare avanti. Quindi oggi parleremo del vino nella storia dell'arte. Già nella seconda metà del secondo millennio a.C. le raffigurazioni della lavorazione del vino avevano preso piede. Qui siamo nell'Antico Egitto, nella tomba di Nacht a Tebe. Questa scultura rinascimentale appartiene al grande Michelangelo Bonarroti e raffigura Bacco, il dio del vino, uno dei soggetti più amati dagli artisti dell'epoca che hanno fatto rivivere temi ideali della Roma e della Grecia antiche. Facciamo un salto qualche secolo più avanti, al periodo espressionista quando i pittori hanno iniziato a ritrarre la vita di tutti i giorni. Questo dipinto è il giorno dopo di Edward Munch e potrebbe tranquillamente essere una rappresentazione di me, e Nicola, visto che con tutto questo parlare di vino abbiamo alzato un po' il gomito. Nicola, pensi davvero che del vino risusciterà la nostra macchina del tempo? Grande Giove! E l'abbiamo fatta! Come potete notare, è sconsigliatissimo far guidare la macchina del tempo dopo averle fatto consumare dell'alcol. Nicola, hai qualcosa da aggiungere? Palla rossima. Continuiamo a parlare di vino e di cultura del vino con Tommaso Iori. Buonasera e benvenuto a Sara Teresa. Buonasera, ciao Sara, grazie dell'invito. Tu sei responsabile della comunicazione del Consorzio Vignaioli del Trentino e hai anche curato per qualche anno la rubrica Ai confini del vino sul Corriere del Trentino, sotto pseudonimo, ma possiamo dire che Mi eri, eri <ride> ufficialmente tu. Sei appassionato di vino e storia e noi ti abbiamo invitato proprio per venire da questa parte dell'oceano, dopo essere stata nel nuovo mondo e per parlare appunto di eh, come si coniuga il vino con la cultura del vino. Ma che il vino sia un, un elemento molto legato alla storia, alle culture dei popoli, delle genti, dei territori, ormai è, è una cosa scontata, è quasi retorico dirlo, viene utilizzato anche spesso nel marketing appunto promozionale del vino. E, però è un dato di realtà, questa cosa è vera, la storia del vino è, è storia sociale, è storia del gusto. È storia economica e anche storia politica, i grandi eventi eh, della storia si intrecciano e condizionano la storia del vino e della viticoltura. La vite è comunque storicamente simbolo di eh, civilizzazione, pensiamo i romani quando conquistavano territori prima cosa che portavano erano la vite. Com'è cambiata quindi in, in Trentino eh, l'arte della viticoltura? O se vuoi, come si intreccia la storia del Trentino alla storia del vino in Trentino? La viticoltura che abbiamo adesso, che consideriamo appunto un, un dato di realtà, in realtà è, è il prodotto di un'evoluzione molto lunga. E, e la cosiddetta piattaforma ampelografica, ossia le varietà che vengono coltivate Oggi sono molto diverse mm. rispetto a quelle che venivano coltivate, eh, non dico nell'Ottocento, ma anche solamente una cinquantina di anni fa, magari subito dopo la, la seconda guerra mondiale. Adesso il Trentino eh, è noto, così come i cugini altoatesini, come patria di vini bianchi, di grandi vini bianchi. E, e, a, e ad oggi la, la maggior parte della eh, superficie coltivata vite è coltivata con varietà bacca bianca, ma così, così non era. Fino a non più tardi, appunto, di 40 anni fa, il Trentino era ancora una terra, era ancora una terra di, di vini rossi. E cos'è che ha provocato questo cambiamento? Cioè, quali sono i fattori che hanno portato a questi cambiamenti? Sono moltissimi i fattori. Sicuramente il, la grande frattura che si è prodotta all'interno della storia della viticoltura è quella legata alla prima guerra mondiale. Non solamente ovviamente le, le conseguenze della prima guerra mondiale, eh, quelle più immediate: il fatto, la carenza di manodopera maschile eh, portata al fronte per, per combattere, eh, l'abbandono delle, delle viti a causa appunto del, 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 dell'abbandono dei territori e, e, ma anche il, il grande cambiamento geopolitico che si è prodotto dal passaggio eh, dall'essere il, il, il territorio meridionale di un grande impero mitteleuropeo al diventare ter, il, il più settentrionale invece di, una, di, una, di un regno, quello d'Italia dove la tradizione della coltivazione della, della vita e della produzione del vino era, una, era, molto, era, molto, era molto importante quello è stato il cambiamento maggiore dal punto di vista di episodi che hanno trasformato poi la, la storia della viticoltura, tu mi dicevi sicuramente un, un momento importante è anche eh, l'apertura dell'Istituto Agrario di San Michele. Sì, nel 1874 nasce l'Istituto Agrario di San Michele sul modello di Kloster Neuburg, quindi su un modello che appunto aveva già una sua tradizione all'interno dell'impero dell e, e nasce proprio per rispondere alle esigenze di modernizzazione della, della viticoltura trentina, non solamente nelle pratiche, nelle tecnologie, ma anche nella selezione di varietà sempre più adatte ai mutati cambiamenti. Storia del vino, storia del Trentino e storia del paesaggio anche però. E Trentino è stato eh, per un, anche lì per un mix di fattori, verso la fine dell'Ottocento eh, è diventato quasi il serbatoio eh, dell'impero austro-ungarico. Non solamente appunto eh, la questione geopolitica, ma anche un, una, una questione molto più legata alla, alla, alla produzione agricola. La filossera, eh, questo parassita fungino che eh, è arrivato in Europa verso la fine dell'Ottocento dagli Stati Uniti d'America e che di fatto ha distrutto tutto il vigneto europeo, eh, in Trentino è arrivata più tardi rispetto ad altri territori austro-ungarici, lì dove appunto in Ungheria, che era un altro territorio dove si produceva molto vino per il consumo interno, soprattutto per il consumo dell'esercito austro-ungarico, arrivò verso la fine dell'Ottocento, in Trentino è arrivata nel 1907, per cui questa necessità di produzione di vino e di importazione di vino nei territori austriaci fece sì che verso la fine dell'Ottocento il Trentino eh, vide un'espansione eh, veramente molto forte della, della viticoltura e quindi tutta una serie di territori che ad, a, ad oggi non sono più coltivati, le valli più periferiche, le valli laterali del Trentino, anche ad altitudini diverse rispetto a quelle di adesso, e furono conquistate dalla, dalla viticoltura. C'è una cartina molto bella pubblicata in, una, in un libro dell'Istituto Agrario che è, la, che è la carta ampelografica del Trentino eh, intorno al 1870 se non ricordo male e, e ci sono due cose che balzano subito all'occhio. Da un lato una diffusione molto maggiore di quanto non sia adesso della viticoltura appunto anche nei rami eh, delle valli più, più periferiche e poi i nomi. Ci sono tutta una serie di nomi di varietà molto, molto, molto curiosi che adesso sono Sostanzialmente scomparse o sopravvivono eh, quasi come fossile, come dire: la Rossara, la Negrara, la Vernazza, la Peverella, la Pavana, la Cinese tutta una serie di varietà che poi, appunto, progressivamente sono state sostituite da varietà considerate qualitativamente migliori, più produttive, più resistenti, più adatte a sfondare sui mercati, appunto, che si stavano progressivamente aprendo e che di fatto, appunto, hanno sostituito le varietà tradizionali trentine. Tu dici, mi, mi raccontavi prima. No, di, di questa forte differenza tra il nord e il sud dell'Europa in qualche modo, tra quelle che tu chiami le culture bagnate e le culture asciutte. Ci vuoi raccontare sì, sono, un po'? Sì, è, è una categoria appunto utilizzata nelle scienze sociali e appunto ci sono le, cons, le culture considerate bagnate, la cultura, le culture mediterranee lo sono, la cultura italiana lo è, lo è sicuramente dove eh, prevale il consumo di vino in particolare e dove il, il consumo di vino eh, anche a volte eccessivo, anche l'ubriachezza, appunto di cui probabilmente avete parlato prima con, con Claudio, non è considerato un problema sociale se contenuto all'interno di certi limiti. Mm. Eh, L'esempio più classico è quello della festa. Un uomo italiano ubriaco a una festa non è considerato un alcolista problematico. Diverso il caso per le donne, diverso il caso per i giovani, almeno tradizionalmente. E le culture invece eh, chiamate asciutte, sono le culture del nord Europa, dove al... al, al ehm... Non è il consumo di vino che prevale, ma soprattutto il consumo di sostanze superalcoliche, non legate alla ritualità della quotidianità, ma a contesti come quelli del fine settimana, il famoso venerdì sera degli Scandinavi, dove si ubriacano senza pietà, ma magari non hanno toccato un goccio di alcol per, per l'intera settimana. Questi sono i due grandi poli, all'interno di questo c'è un continuum su cui si snodano ovviamente le, le, le culture, ci sono delle sfumature, tanto più adesso che appunto all'interno di un contesto globalizzato come quello in cui viviamo, anche una cultura bagnata come quella italiana in realtà sta andando una transizione verso si sta la cultura umida. <ride> Non si è ancora asciugata del tutto, per una, una cultura, una cultura eh, mixata, diciamo, e soprattutto il, le fratture che si vedono, le grosse di differenze che si vedono sono, sono a livello generazionale. Le rilevazioni del sistema sanitario nazionale fa sul consumo di sostanze alcoliche, di vino anche in particolare, dimostrano che eh, la popolazione anziana è ancora più legata a quel consumo eh, quotidiano, il consumo del pasto, il vino da al tavolo. pasto. L'uno o due bicchieri al giorno legati proprio alla alla tavola e al, e al, e al rito del, 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 del pranzo e della cena, e, mentre invece i più giovani si stanno spostando verso un consumo cosiddetto sporadico e fuori pasto. E, e, I giovani, i, gli adulti consumano più vino, i gio, gli adulti e gli anziani consumano più vino, i giovani sono più portati invece al consumo eh, di birra in particolare, anche di sostanze amari e sostanze superalcoliche, anche qui con una grossa differenza tra uomini e donne, le donne più sostanze superalcoliche, meno birra e, e meno vino. Eh, però diciamo che all'interno di, di queste statistiche che, che, che se non vengono lette nei dettagli possono anche dire poco, assistiamo anche fortunatamente, positivamente secondo, secondo me, ha una maggiore consapevolezza nel consumo in particolare di vino. Eh, C'è un aumento nella fascia tra i 18 e i 24 anni eh, eh, di un consumo esclusivo di vino, cioè, quindi significa che sono persone che probabilmente hanno deciso di... Eh, a avere un'attenzione un maggiore rispetto a quello che consumano, probabilmente a selezionare i prodotti con maggiore accortezza. Tu sei uno che ama abbinare il vino ai <ride> prodotti culturali, ti chiedo di farlo con Sara Tempo. Eh, non, è, non è semplice, però potrebbe essere una, una nosiola. La nosiola è una, una varietà autoctona trentina, l'unica varietà autoctona bacca bianca trentina ancora coltivata, ancora coltivata con successo. E è una varietà antica, ricca di storia di tradizione, che sono gli argomenti di cui trattate, ma molto moderna, molto legata anche alla piacevolezza del, del consumo. In questo momento è una varietà che sta andando molto bene, quindi anche un auspicio per la trasmissione. Grazie <ride> mille, ce ne provo. Cureremo senz'altro una cassa. Ti ringrazio per essere stato con noi, per averci portato ad una eh, lettura eh, del fenomeno del vino anche più attenta e più consapevole. Ti ringrazio sia a te che a Claudio per aver contribuito con i vostri consigli a rendere più densa la nostra playlist tematica. Andiamo a vederla. Latino America è una canzone dei Calle 13, un gruppo hip hop portoricano che ha vinto il Latin Grammy Awards nel 2011 come canzone dell'anno. Il binomio musica e canzoni che parlano di vino è molto diffuso anche in Italia, ma questo pezzo ha la capacità di sintetizzare le radici storiche e politiche di un popolo, compreso il legame dei Latinos con il bere. Non mancano i riferimenti ai liquori, a vigne ricolme di uva e a un deserto ubriaco di peyote e un sorso di pulche per cantare con i coyote. Barolo Boys è un film di Paolo Casalis e Tiziano Gaia, dove il meraviglioso paesaggio delle langhe fa da sfondo alla storia di una rivoluzione, come recita anche il sottotitolo. Nel 1983 Elio è un giovane contadino stanco della sua vita povera che scende nella cantina del padre e con una motosega demolisce le vecchie botti per l'affinamento dei vini. Questa è la scintilla che fa nascere un nuovo vino sulle colline del Barolo e un inedito spirito di squadra per la conquista di dei mercati di tutto il mondo. E concludiamo con un prodotto Trentino, Contadini di Montagna, un documentario di Michele Trentini, ambientato in Val di Cembra, un paesaggio terrazzato suggestivo, coltivato quasi esclusivamente a vigneto. A raccontare la loro storia sono due generazioni di contadini. Non cambiano i gesti, non cambia il lavoro, scandito dal ritmo delle stagioni, ma cambiano le loro riflessioni. Perché i più giovani oggi si interrogano sulla tutela del paesaggio, sulla diversificazione delle culture e sulle contraddizioni moderne dell'agricoltura di montagna. Questa sera abbiamo parlato di alcol dal punto di vista culturale e speriamo di avervi raccontato un po' anche del bisogno di consapevolezza che c'è rispetto a questa tematica. Io vi do l'appuntamento invece alla settimana prossima per una nuova puntata di Saratempo. Ciao e buona serata!